Buongiorno, io mi chiamo Maddalena Rossi e sono la sorella maggiore di Lorenzo Rossi. Lorenzo ha 29 anni, la sua esperienza in moto è una cosa difficile da descrivere in poche parole. Decisamente era una persona accorta, attenta, premurosa e direi maniacale nella cura e nell'attenzione che metteva nella sua moto, che aveva anche un nome, l'aveva battezzata Evelyn. Con questa compagna di viaggio ha percorso chilometri e chilometri, ripeto, in assoluta sicurezza e attenzione. Con i suoi amici di viaggi, gruppo Benelli e non, tant'è che i suoi amici lo definivano il pensionato, quindi per la premurosità che aveva nel guidare e nel viaggiare. Ingegnere meccanico, quindi altri punti a suo favore per identificare questa persona. Precisa, pignola e rigorosa, in merito ai motori, in merito alla strada, in merito a tutti questi fattori. Purtroppo tutto ciò ha avuto una fine perché l'estate scorsa Lorenzo se n'è andato e mentre percorreva una strada in periferia di Modena, nella notte tra il 17 e il 18 luglio, lui ha lasciato il centro di Modena in moto e si è diretto verso casa. Si è diretto verso casa, luogo a cui non è mai arrivato, perché appunto su questa statale 12 Modena-Verona, o comunemente dai locali conosciuta come Via Canaletto, all'altezza del civico 37 ha avuto il rovinoso e tragico incidente che l'ha portato a non essere più qua, a non essere più l'amico, il figlio innanzitutto, il fratello e il moroso, il fidanzato. Con questo appello noi cerchiamo qualsiasi tipo di informazione. Tutta la famiglia, i genitori, noi sorelle, la fidanzata, cerchiamo sempre e continuiamo a cercare informazioni che ci aiutino a capire cosa sia successo. Proprio per la sua esperienza non accettiamo che possa essere successo qualcosa con lui come unico agente. Le persone a cui ci siamo appoggiate, periti cinematici che hanno fatto rilievi e valutazioni, hanno chiaramente assicurato che ci sia stato un impedimento, ci sia stato un qualcosa che gli abbia sbarrato la strada e l'abbia mandato fuori strada in quel fosso che c'è a lato della via Canaletto, dove dopo l'incidente non è più stato possibile vederlo fino al sorgere del sole della mattina seguente. Quindi cerchiamo chiunque e qualsiasi tipo di informazione da passanti abituali, da passanti eccezionali, come può essere un tir che passa su una statale per immettersi in autostrada, come può essere un cittadino limitrofo, delle zone limitrofe che si sposta per svariati motivi in svariati orari del giorno. Qualsiasi informazione abbiate, qualsiasi cosa abbiate sentito o visto, vi preghiamo in ginocchio, vi preghiamo di aiutarci, di farci sapere qualcosa.
Questo è il casco. Vuoto, rotto, e attendiamo qualsiasi cosa. Vi chiederemo qualsiasi cosa. Ribadisco, tra il 17 e il 18 luglio 2019, dalla 1:20 di notte alla 1:30. Questo è l'orario. Via Canaletto 37, Statale 12, Modena-Verona. Grazie di cuore a chiunque.